perché già immaginare oggi deciso di fare questo tipo di video. Scusate i rumori sottofondo, ma è sempre il mio ventilatore. Oggi ho deciso di leggervi una storia di questo libro che mi ha regalato il mio ragazzo, che sono Le fiabe di Peter Parto. Sono delle fiabe veramente bellissime. C'è una che è la mia preferita. Ovviamente queste fiabe sono tratte dalla serie della saga di Harry Potter. Io questo libro lo adoro. Non ho ancora letto tutte le fiabe, ma mi piacerebbe leggerle con voi. Quindi, se siete d'accordo, ve ne leggo una. Poi, se vi piacerà, ve ne leggerò altre. Storia dei giorni della morte, che molti di voi penso conosceranno. Adesso andremo a cercarla. Abbiamo vari tipi di storia: il mago e il pentolone salterino, sorte, lo stregone dal cuore peloso, Pappa Rappa e il ceppo ghignante, la storia dei tre fratelli, che è quella che andremo a leggere, che appunto è quella dei giorni della morte, e la pagina 105. Storia dei tre fratelli. C'erano una volta tre fratelli che, viaggiando lungo una strada tortuosa e solitaria al calar del sole, dopo qualche tempo i fratelli giunsero a un fiume troppo profondo per guardarlo e troppo pericoloso per attraversarlo a nuoto. Tuttavia, erano versatili nelle arti magiche e così bastò loro accettare le bacchette per far comparire un ponte sopra le acque infide. Ne avevano già percorso metà quando si trovarono il passo sbarrato da una figura incappucciata. Questa è l'immagine. Di solito i viaggiatori annegavano nel fiume, ma la morte era astuta. Finse di congratularsi con i tre fratelli per la loro magia e disse che ciascuno di loro meritava un premio per essere stato tanto abile da sfuggirle. Così il fratello maggiore, che era un uomo bello, chiese una bacchetta. Chiese una
professore ogni duello. Una bacchetta degna di un mago che aveva battuto la morte. Così la morte si avvicinò a un albero di sambuco. Sulla riva del fiume prese un ramo e ne fece una bacchetta che diede al fratello maggiore. Il secondo fratello, che era un uomo arrogante, decise che voleva più giovane era il più umile e anche il più saggio dei tre fratelli e non si fidava della morte, perciò chiese qualcosa che gli permettesse di andarsene senza essere seguito da lei, e la morte con estrema riluttanza gli consegnò il proprio mantello dell'invisibilità. Da lì appunto la storia del mantello invisibile. Poi la morte si scansò e consentì ai tre fratelli di continuare il loro cammino. Così essi fecero, discutendo con meraviglia l'avventura che avevano vissuto e ammirato, ammirando i premi che la morte aveva loro elargito. A tempo debito i fratelli si separarono, ognuno andò per la sua strada. Stessa notte un altro mago si avvicinò furtivo al giaciglio dove dormiva il primo fratello, ubriaco fradicio. Il ladro rubò la bacchetta per la buona misura tagliò la gola al fratello più anziano, e fu così che la morte che mosse il primo fratello. Nel frattempo il secondo fratello era tornato a casa proprio dove viveva solo. Estrasse la pietra che aveva il potere di richiamare in vita i defunti e la girò tre volte nella mano. Con sua gioia e stupore la figura della fanciulla che aveva sperato di sposare prima della lei prematura morte le apparve subito davanti, ma era triste e fredda, separata da lui come da un velo, anche se era tornata nel mondo. Il mondo dei mortali non ne faceva parte veramente, e soffriva. Alla fine il secondo fratello, preso folle dal suo disperato desiderio, si tolse la vita per potersi davvero riunire a lei. E fu così che la morte chiamò a sé il secondo fratello. Ma sebbene la morte avesse cercato il terzo fratello per molti anni, non riuscì mai a trovarlo. Solo quando ebbe raggiunto una vera grande età, il fratello più giovane si tolse infine il mantello dell'invisibilità e lo regalò a suo figlio. Dopodiché salutò la morte come una vecchia amica e andò lieta con lei da pari a pari, congedandosi da questa vita. Poi c'è questa pagina finale.
voglia di sentire altre storie.